puntata, vero? Eccola. Ma è brutta. Non mi hai dato tempo per finirla. Basta che la sistemi un po' qui e qui. Sistemarla? Così mi dà un'altra nota perché non è ancora pronta. Me lo darà almeno il 6, no? E almeno non prendo un'altra nota. Ah, non dire che me l'hai data tu, eh. Deve credere che l'ho fatta io e penso che ci crederà. Ci crederà. Aspetta, devi scrivere il tuo nome. Il mio nome su una bambola di stoffa? Certo, così chi riceverà questa bigotta saprà almeno... Non mi dirai davvero che questa bambola finirà nelle mani di qualche bambina? Non lo so, ma è obbligatorio scrivere il nome di chi l'ha scostruita. Perché la prof vuole sapere chi l'ha fatta e chi no. Se vuoi scrivo il mio. Dammi un pennarello. Ecco, scrivi il tuo nome qui sopra. No, lo scrivo qui, così non lo vede nessuno. Ma dai, è per una giusta causa. Che, a me? Lo so, non mi aspetto nulla da uno che ha vergogna pure a scrivere il suo nome. Vergogna io? Guarda, ci scrivo il nome, il cognome e ci metto pure l'indirizzo. Tanto poi si cancella tutto. Se indelebile. Solo per l'acqua. Non potevi nemmeno uscire di casa che ti sparavano addosso e rischiavi di non tornarci più a casa. Ma a proposito di acqua, a che ora la danno oggi? Non lo so, ma spero prima di cena. Sono giorni che prego il Signore di fare qualche miracolo. Ma avete sentito quanta gente è andata via? Scappano tutti da Aleppo. Ma io ho paura a star qui. Avrei anche paura ad andar via. Sì, ma se devi scappare, devi scappare. Se ne sono andati tanti dei nostri amici. Guardate, contate in quanti siamo rimasti. E poi, se penso a... Zitta, non dire niente. Forse è meglio scappare. Ma dove? Io lo so dove andrei. Io vorrei andare in Italia.